Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. In apertura torniamo a occuparci della nuova Pescara. Dopo la richiesta di Montesilvano e Spoltore di posticipare la fusione, anche il sindaco di Pescara Masci è intervenuto sulla nascita del nuovo comune che dovrà appunto essere il frutto della fusione di questi tre comuni, Pescara, Montesilvano e Spoltore. Secondo il primo cittadino del capoluogo adriatico, i tempi previsti sono sufficienti per l'unificazione dei servizi. Vediamo. Io penso che in 2 anni si possano coordinare tutte le esigenze e si possa realizzare la nuova Pescara. Quindi se lo chiedete a me, questa è la mia risposta. Pescara si dissocia da Montesilvano e Spoltore. I due comuni cosiddetti minori chiedono più tempo per la fusione, ma per il sindaco del capoluogo non c'è alcun motivo valido per la proroga. In base alla legge regionale del 2018, infatti, la nuova Pescara dovrebbe sorgere entro il 2023. I tre consigli comunali hanno la possibilità di posticipare la fusione, una tantum, di un anno. Montesilvano e Spoltore però chiedono almeno altri 2 anni aggiuntivi, necessari all'unificazione dei servizi, dalla Polizia Municipale alla raccolta dei rifiuti. C'è qualche divergenza, nel senso che io ritengo che la legge regionale debba essere applicata in pieno e che quindi l'ultimo termine debba essere quello del 2024, come previsto nella norma, se ci saranno le condizioni per superare il 2023, che è la prima scadenza prevista attualmente dalla legge regionale. Gli altri due sindaci ritengono che sia necessario più tempo per poter realizzare la nuova Pescara e questo hanno chiesto alla Regione. Ovviamente la valutazione sarà regionale perché la legge è regionale, perché il processo è regionale di fusione e io ritengo che questo processo possa essere concluso positivamente entro il tempo stabilito dall'attuale legge regionale. Ovviamente se si cambierà la legge regionale mi adeguerò. La sanità a far chiarezza sulla delicata questione che riguarda la carenza di pediatri è intervenuta l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, dopo che nei giorni scorsi a chiedere spiegazioni era intervenuto il Partito Democratico, il servizio. Non trova pace la situazione sulla carenza pediatri negli ambiti territoriali della Val Pescara e dell'area Vestina. A far chiarezza, dopo le proteste dei genitori a cui hanno fatto eco le accuse del Partito Democratico, ci ha pensato l'assessore regionale con delega alla salute Nicoletta Verì. La regione ha sempre messo in campo ogni azione utile per sopperire alla carenza di pediatri di libera scelta, le parole dell'assessore, e continuerà a farlo anche alla luce del nuovo accordo nazionale sottoscritto pochi giorni fa. La regione, nel rispetto degli accordi sottoscritti con le organizzazioni di categoria, sta cercando di trovare una soluzione definitiva. Per questo l'assessore chiama in causa anche il governo nazionale e il ministro Speranza, a cui è stata inoltrata una richiesta di parere che al momento non ha ricevuto risposta. Il nuovo accordo nazionale conferma il precedente rapporto ottimale, con l'istituzione di un pediatra ogni 600 bambini di età compresa fra 0 e 6 anni, senza alcuna novità rispetto al 2005. La nuova intesa prevede che le regioni possano modificare questo rapporto, ma solo nell'ambito dell'accordo integrativo regionale, che deve essere dunque sottoscritto anche dalle organizzazioni di categoria dei pediatri. Prevista anche l'istituzione di nuove sedi a livello di singole ASL, ma sempre dopo il parere del comitato aziendale. Ma in questo caso, prosegue l'assessore Verì, è facile il rischio contenzioso. Va sottolineato come il rapporto tra i pediatri e le ASL non è di dipendenza, ma di convenzione. Dunque non c'è nessun obbligo nella scelta delle sedi di destinazione. E così, complice anche il calo demografico, a risentirne sono soprattutto le aree interne. Per questo, in sede di rinnovo dell'accordo integrativo regionale, verrà sottoposta anche l'opportunità di rivedere i rigidi parametri per l'istituzione di nuove sedi. L'assessore infine rimanda al mittente le accuse. Il Partito Democratico sta interpretando le disposizioni a piacimento. È stata la Giunta Marsiglio, per la prima volta, a trovare un'intesa per aumentare il massimale dei singoli pediatri nelle aree dove si registravano disagi. E ora il bollettino Covid, sono 1.374 i nuovi casi di positività registrati quest'oggi in Abruzzo. Del totale odierno, 1.132 casi sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 3.261. I guariti delle ultime 24 ore sono 1.427, gli attualmente positivi nella nostra regione sono 30.545, 57 in meno rispetto a ieri. Di questi, 281 pazienti, 4 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica,
8 sono sempre in terapia intensiva, mentre gli altri 30.256 positivi accertati, 53 in meno, sono in isolamento domiciliare. Il tasso di positività, calcolato ovviamente sulla somma tra i test antigenici e quelli molecolari, quest'oggi è pari al 14,66%. Dei casi odierni, 270 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 478 a quella di Chieti, 308 a quella di Pescara, altrettanti a quella di Teramo, mentre 9 dei contagiati provengono da fuori regione. E attualmente non ci sono altre verifiche in corso sulla provenienza. Andiamo avanti col nostro giornale. 2 nuovi giudici e 5 impiegati a seguito degli incontri avuti nei giorni scorsi. Sono questi i primi provvedimenti presi dal Ministero della Giustizia per fronteggiare il grave problema della carenza di personale che affligge il Tribunale di Teramo. Tania Bonici Castelli. La serie di incontri serrati tra i rappresentanti del Tribunale di Teramo, prima con i vertici del CSM e subito dopo con quelli del Ministero della Giustizia, ha portato risultati concreti e sostanziali. Il Dicastero, guidato da Marta Cartabia, conferma l'arrivo a Teramo di 2 nuovi giudici e 5 impiegati. L'ultima riunione a Roma è stata lunga e articolata. Alla delegazione guidata dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Teramo, Antonio Alessiani, il capo di gabinetto del Ministro, Raffaele Piccirillo, e i capi dipartimento hanno ribadito la prospettiva suggerita dal sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto e dunque garantito di fatto l'arrivo di nuovi rinforzi. Ci hanno ascoltato e dato ragione, afferma il presidente Alessiani, ma hanno anche confermato che le piante organiche non possono essere modificate se non su base nazionale. Il tentativo di soluzione al problema passerà per l'assegnazione di nuovi giudici sulla base della pianta organica distrettuale, dato che Teramo ha tutti i requisiti per farne richiesta in termini di arretrato delle cause, turnover dei magistrati e durata dei procedimenti civili. I bandi usciranno nei prossimi mesi e quindi tra la fine dell'anno e l'inizio del 2023 potrebbe già esserci qualche novità. Inoltre a livello amministrativo è programmato l'afflusso di 5 impiegati nell'ufficio del processo di Teramo a supporto dell'attuale organico. È un percorso difficile quello che abbiamo intrapreso, conclude Alessiani, ma Teramo in questo momento è oggetto di un'attenzione particolare grazie alla nostra mobilitazione e a quella di tutta la categoria forense e della comunità dei cittadini. Pescara, Montesilvano e Spoltore, lavorando insieme, hanno vinto i bandi a cui avevano partecipato per ottenere i fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In provincia di Pescara arriveranno quasi 6 milioni destinati al sociale. 5 milioni e 726 mila euro. Questo è complessivamente l'ammontare dei fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a disposizione per il sociale. Pescara, Montesilvano e Spoltore hanno unito le forze, coinvolgendo anche altri comuni della provincia, riuscendo a vincere così tutti i bandi a cui hanno partecipato. Saranno finanziati 7 progetti volti all'inclusione di soggetti fragili e vulnerabili. I 3 comuni hanno lavorato insieme, è stata una prima prova generale della nuova Pescara, hanno detto gli amministratori. Oggi c'è stato un po', diciamo, un antipasto di quello che potrebbe essere la grande Pescara, perché logicamente ci siamo seduti tutti attorno, abbiamo eliminato qualunque forma di protagonismo cittadino, abbiamo detto dobbiamo raggiungere un obiettivo, vincere tutti i progetti che erano ammissibili, perché immaginati che un progetto per esempio era soltanto per 3 province, soltanto per 3 partecipanti in Abruzzo, quindi se fossimo andati da soli o Pescara o Montesilvano significa ad esempio che non abbiamo vinto nessuno dei 2. Abbiamo fatto tutti un passaggio indietro, ma non è stato difficile. Ti dico, abbiamo guardato l'interesse pubblico e quindi è un momento di soddisfazione, perché oggi annunciamo che abbiamo vinto tutti i progetti ammissibili, candidabili, dove ci potevamo candidare, sono 5 milioni e 7, alcuni li facciamo insieme sia a Montesilvano che a Spoltore, altri li facciamo soltanto con Spoltore, altri li facciamo da soli. Siamo orgogliosi come comune capofila d'ambito, perché ricordo che siamo le CAD16 e siamo capofila d'ambito, ed è stato molto interessante cominciare a
sperimentare, a lavorare insieme a due mani col Comune di Pescara nella maggior parte dei progetti, anche con il Comune di Montesilvano, ma siamo particolarmente felici di poter annunciare che è stato finanziato anche il progetto dove andavamo da soli come ECAD, ed è un progetto che Città Sant'Angelo col Sindaco e con l'Assessore hanno voluto fortemente per il dopo di noi, per dare una risposta a quella disabilità adulta che non ha spazi dopo i 19-20 anni e comincia ad essere difficile. Questo progetto, dopo di noi, soprattutto per la disabilità autistica, vuole essere un aiuto e soprattutto un progetto pilota, perché nella nostra provincia non ci sono sedi di questo genere. Il rettore dell'Università D'Annunzio di Chieti sta avviando una partnership con le università albanesi per gli scambi di studenti e per le competenze. Ascoltiamo direttamente i dettagli dal rettore intervistato da Serenia Secondi. Ma a breve io ho un incontro a Tirana con il primo ministro e con i ministri dell'istruzione e della sanità per fare degli accordi bilaterali tra la nostra università e l'Albania. Stiamo studiando dei progetti nuovi da fare, accogliere da una parte gli studenti che vengono da quel paese, dandogli delle forti agevolazioni, come abbiamo fatto anche con gli studenti afghani e ucraini, e stiamo vedendo anche di fare delle lauree a doppio titolo tra i due paesi. Quindi avrò questi incontri, speriamo di riportare a casa qualcosa di positivo. Quindi proprio non solo scambi, ma proprio una partnership. Assolutamente sì, una partnership istituzionale che proporremo proprio al governo di Tirana. I lavori all'impianto irriguo del Fucino proseguono come da cronoprogramma, lo afferma il vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, che a giorni incontrerà ARAP, sindaci e portatori di interesse per aggiornarli sullo stato di avanzamento dell'opera. Torna ad animarsi il dibattito relativo alla realizzazione dell'impianto irriguo del Fucino. In occasione dell'incontro in prefettura per la stipula del protocollo siccità, l'assessore all'agricoltura della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, ha mostrato il cronoprogramma dei lavori ai sindaci dei territori interessati e alle associazioni di categoria, iter che ha destato perplessità in seno a Confagricoltura. Il direttore Fabrizi si è detto scettico sui tempi di realizzazione. Nelle scorse settimane i consiglieri di Fratelli d'Italia, Testa, Quaglieri e D'Annuntis, erano intervenuti sostenendo che la regione sta salvando l'opera che rischiava di essere definanziata a causa dell'inerzia della passata giunta di centrosinistra. In replica alle accuse lanciate dal capogruppo del PD Paolucci e alla dura presa di posizione da parte del comune di Avezzano sul giallo dei 50 milioni sottratti all'impianto a causa della pandemia, l'assessore Imprudente ha rassicurato che tutto sta andando avanti secondo il cronoprogramma e ha annunciato un incontro imminente con ARAP, sindaci, consorzio di bonifica e portatori di interesse per fare il punto di come stanno procedendo i lavori. Sì, sta andando tutto avanti secondo il cronoprogramma, con quello che riguarda la progettazione che ARAP sta insieme in concerto con il consorzio di bonifica sta rendendo esecutiva con tutte quelle che sono le fasi delle indagini specifiche proprio per arrivare alla definizione del progetto definitivo che poi sarà la base di gara per poter fare l'appalto nel prossimo futuro. C'è un cronoprogramma, poi anche per fine maggio faremo un punto specifico con ARAP, col consorzio di bonifica, con i sindaci e con i portatori di interesse, l'associazione di categoria, proprio per definire e far conoscere quello che è il dato certo di come stanno le cose. È stato presentato ieri mattina l'evento Francavilla Fiori e Fragole, che torna dopo lo stop dovuto alla pandemia. La manifestazione darà il via alla bella stagione nel comune in provincia di Chieti. L'estate bussa le porte e sulla soglia Francavilla al Mare pone i fiori e le fragole. Sabato 14 e domenica 15 maggio andrà in scena la 7ª edizione di Francavilla Fiori e Fragole, la manifestazione volta a promuovere le eccellenze del territorio. Perché Francavilla non è solo mare, ma anche colline e contrade, ha spiegato la prima cittadina.
È una manifestazione alla quale tengo in particolar modo sia perché dà il segnale della volontà di destagionalizzare il turismo, perché siamo al mese di maggio e partiamo con una manifestazione che porterà a Francavilla tantissime persone e quindi andiamo verso la volontà proprio di allungare la stagione turistica e comunque è fondamentale per promuovere i nostri prodotti, i prodotti delle nostre terre, fiori e fragole che non abbiamo. Francavilla non è solo mare ma è anche colline e contrade e quindi sarà bellissimo svolgere questa manifestazione sì sul lungomare, affacciandosi sul mare, ma mostrando e vendendo i prodotti della nostra terra. Francavilla Fiori e Fragole dunque torna dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia. Parte della manifestazione è l'iniziativa Balconi Fioriti. Fino a luglio i cittadini sono chiamati a rendere Francavilla più colorata e profumata, decorando balconi, davanzali, aiuole e giardini. Un concorso voluto per invitare tutti i cittadini a rendere più bello un pezzetto della nostra città. Se ognuno di noi fa la propria parte, abbellendo i propri balconi, sicuramente la città andrà verso quel maggior decoro di cui io sempre parlo tanto e tutti insieme possiamo fare la differenza. E domani, sabato sera, torna la manifestazione dedicata agli sport da combattimento, fight clubbing. E saranno tanti gli atleti anche internazionali giunti a Pescara per sfidarsi. Vediamo. I titoli del mondo di K1 e Muay Thai saranno in palio domani sera al Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Una nuova edizione di Fight Clubbing, la manifestazione dedicata al pugilato, alla kickboxing, alla Muay Thai e alle arti marziali miste. Tanti gli atleti da tutto il mondo che si sfideranno sul ring o nella gabbia. È il secondo anno sotto pandemia nello specifico, perché quest'anno Fight Clubbing compie il decennale ed è l'ottavo anno non consecutivo che siamo qui in città. Nonostante la pandemia, lo scorso anno siamo andati avanti, abbiamo fatto un bellissimo evento a porte chiuse e quest'anno torniamo all'antica. 2019 fu l'ultimo grande evento aperto al pubblico che facemmo al Pala Giovanni Paolo II, adesso torniamo con un nuovo bagaglio tecnico, un bel upgrade a livello di atleti perché abbiamo dei campioni del mondo provenienti da ogni paese e ci aspettiamo un grandissimo pubblico che è un po' anche il segnale che ci stanno dando le prevendite, quindi ci sono tutti gli elementi per un sold out domani al Pala Giovanni Paolo II. Pescara così si riconferma un punto di riferimento per gli sport da combattimento, sempre più compresi e apprezzati dal grande pubblico. Pescara per l'ennesima volta si propone come epicentro di tante discipline e oggi siamo qui a presentare forse il più grande spettacolo di sport da combattimento in Italia. Avremo 28 atleti provenienti da tutto il territorio nazionale e per il secondo anno consecutivo il Giovanni Paolo II ospiterà questo grandissimo evento internazionale. E siamo così giunti allo sport, parliamo di calcio. Si è conclusa ieri la deludente stagione del Pescara, costretti a vincere per superare il turno i biancazzurri vengono invece battuti a Salò dalla Feralpi per 2-1, inutile la rete nel finale di Clemenza dopo quelle di Guerra e Siligardi che avevano già indirizzato il match verso i Leoni del Garda a inizio ripresa. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Termina sulle rive del lago di Garda la stagione del Pescara che con la Feralpi esce dai playoff. Dopo il 3-3 dell'andata ci sarebbe voluto un miracolo che però non è arrivato nonostante la generosità vista anche in terra lombarda ma non sempre in campionato nella stagione regolare. Passa il turno così la squadra di Vecchi che aveva 2 risultati a disposizione e che ha tratto giovamento anche delle assenze in casa biancazzurra e dalle condizioni non ottimali di molti giocatori del Delfino. Seppur in formazione rimaneggiata il Pescara però ci ha provato. Delfino in campo con il 4-3-3, in attacco c'è Dursi dopo l'accoglimento del ricorso, ospiti con il 4-3-1-2, in porta c'è Liverani al posto dell'infortunato De Lucia. A sorpresa Di Molfetta va in panca, avvio con piglio deciso dei biancazzurri che spingono subito forte, gara nervosa in campo sin dall'inizio con il tecnico della formazione lombarda ammonito per proteste dopo 10 minuti. La prima emozione del Turino arriva al 17esimo quando su cross dalla destra di Miracoli Balestrero va a concludere da posizione pericolosissima mancando
annullando il bersaglio grosso di un nulla. Al 20° Siligardi per i locali con un missile dopo un errore di Giambò colpisce la parte alta della traversa della porta di Jacobucci. Secondo campanello d'allarme per il Pescara con la Feralpi che cresce gradualmente costringendo i ragazzi di Zauri alla difensiva. Al 23° ancora Siligardi da prima del limite mette la sfera sopra la traversa. Soffre soprattutto a centrocampo il Pescara che pur facendo possesso palla non riesce a pungere con Liverani ma impegnato. Al 41° l'estremo difensore di casa viene però salvato dal palo con Cernigoi che dopo un'ottima apertura di Nzita è sfortunato andando a colpire i legni della porta lombarda. Al 42° la risposta locale affidata a Carraro che sfiora il montante della porta abruzzese. Tutto qui il primo tempo con l'inizio di ripresa equilibrata fino al sesto quando dopo un'azione insistita la palla termina a Guerra che con una conclusione a mezza altezza supera Jacobucci per l'1-0 lombardo. Festeggia l'attaccante sotto la tribuna del Turina mentre scende il gelo in casa abruzzese. All'11° così ancora la squadra di Vecchi con Miracoli a marcare il bis che arriva poco dopo l'ingresso in campo di Ferrari e Clemenza per Raudi e Memusciai e Siligardi al 14° infatti a bucare ancora la difesa pescarese segnando il raddoppio che fa di fatto calare il sipario sulla stagione del Pescara. Male il Pescara vittima dei suoi limiti. Al 18° ci prova Iglianes sugli sviluppi di un angolo con la palla che finisce fuori. La prima parata del portiere di casa arriva così al 21° quando Liverani devia in angolo un tiro velenoso di Pontisso. Troppo poco per il Pescara che perde coraggio e soprattutto la consapevolezza di uscire ormai dai playoff. Il trascorrere dei minuti infatti avvicina solo il passaggio del turno dei padroni di casa anche se al 29° Luca Clemenza su punizione fa 2-1 rendendo la pillola un po' meno amara anche perché poi fino al 95° non accade praticamente più nulla con il Pescara che perde per 2-1 e saluta la stagione e da domani si inizierà a pensare al prossimo torneo e al futuro con tanti punti interrogativi anche sul fronte societario in attesa di capire se e quando arriverà un eventuale cambio di proprietà con una squadra comunque sia totalmente da rifondare. La piazza di Pescara merita di più. Andiamo in Serie D, il pari nel derby non è stato risolutivo, Pineto e Chieti sono ancora in piena lotta per i rispettivi obiettivi. La squadra di Amaulo cerca punti per i playoff, mentre quella di Lucarelli per blindare la salvezza. Domenica per il Pineto trasferta a Tolentino, mentre i neroverdi riceveranno il Trastevere. Vediamo allora il punto di vista dei due allenatori, Amaulo e Lucarelli, nel servizio di Roberta Di Sante. Un 1-1 che probabilmente non soddisfa pienamente il Pineto che in chiave playoff serve a poco, però avete recuperato una partita che il Pineto stava perdendo nel primo tempo. Sì, adesso se serve questo punto lo vedremo più avanti. Adesso analizziamo la partita, è stata una partita difficile contro il Chieti, un'ottima squadra, gioca un buon calcio e i ritmi non erano altissimi perché è normale con il primo caldo stagionale, poi i partiti così ravvicinate e noi facciamo un po' più fatica anche delle altre squadre perché giocando sempre con gli stessi uomini qualcuno, come detto in altre circostanze, non è al meglio della condizione e per noi è stato un risultato importante che dà continuità e adesso abbiamo qualche giorno in più per riposarci e poi andremo a Tolentino a giocarci le nostre chance. A un punto potrebbe essere poco o tantissimo in questa fase del campionato, magari la classifica è cortissima e si lotta per degli obiettivi importanti, siamo tutte lì e ma ci sono ancora 6 punti in palio, penso che la lotta playoff e playout si deciderà l'ultima giornata, quindi questo punto potrebbe essere niente o tantissimo. Cerchiamo di recuperare le energie fisiche e mentali per proprio questa partita, ci sono 3 punti in palio importanti, cercheremo di fare una prestazione importante per portare via quella vittoria che ci possa dare una posizione migliore di classifica. Alla fine bisogna prendere quello che arriva, è chiaro che il primo tempo abbiamo fatto molto meglio del secondo, abbiamo fatto bene i primi 10-15 minuti che abbiamo secondo me sprecato delle occasioni, delle situazioni che dovevamo avere una lettura diversa per poterla chiudere perché secondo me fino a quel momento la partita era in pieno controllo, un episodio, perché solo un episodio ha rimesso in corsa una partita, la partita e a questo punto ci prendiamo il punto e lo portiamo a casa. L'idea era di gestire un po' meglio la palla, di non aver paura di gestire il pallone perché che con questi caldi in realtà devi cercare di far correre un po' di più la palla, cioè la palla che devi sudare, altrimenti se corri indietro, se corri con la palla al piede rischi di consumare tante energie.
Diciamo che abbiamo consegnato un po' troppo la possibilità a loro di giocare con questi lanci lunghi che ci facevano abbassare e noi non avevamo la capacità di ripartire, o meglio, eravamo ripartiti nei primi 10 minuti secondo me un paio di volte, però poi come se aspettavamo, perché vedevamo che comunque il Pineto non era assolutamente pericoloso, quindi ci siamo un pochettino accontentati, secondo me abbiamo avuto un po' il braccino corto e questa cosa un po' mi spiace. Innanzitutto la salvezza ancora purtroppo non si può parlare, perché la realtà è che abbiamo tante squadre che stanno adesso a 3 punti e domenica si scontrano, poi ho visto dei risultati un po' strani, però che casomai in un altro momento del campionato, diciamo inaspettati, quindi noi dobbiamo assolutamente fare ancora punti domenica e noi comunque entriamo sempre per vincere la partita, che sia con la prima e con l'ultima, poi delle volte ci riesce, delle volte un po' meno, però è chiaro che con Trastevere la partita per noi è importante, è importantissima, non possiamo uscire senza un risultato positivo da questa partita di domenica, è chiaro che proveremo a vincere la partita per chiudere il discorso, perché è vero che la zona playout si è alzata ancora, ma si è abbassata anche quella playoff, quindi alla fine noi proviamo prima a salvarci, perché vi dico che veramente, come vedete, fino all'ultimo, alla fine ce la faremo, però c'è bisogno di fare un altro sforzo e di stare concentrati. E ora la pallavolo, attesa frenetica per la finale di A3 domani nell'anticipo delle 20:30, esordio in gara 1 dell'Abba Pineto sul parquet del Prata di Pordenone, tappa fondamentale prima di gara 2 in programma domenica 22 alle 18, l'ingresso per il pubblico sarà a 1 euro al Palà Santa Maria. Eventuale bella di nuovo in terra friulana giovedì 26. In B1 femminile nei playout per la salvezza domani alle 18:30 la Teatina Chieti sarà ospite per gara 2 dello Iesi. Le neroverdi che hanno battuto per 3-1 all'andata le marchigiane possono anche perdere al tie break. In caso di sconfitta da 3 punti si andrebbe al golden set, una frazione secca fino a 15. In B2 il Teramo affronterà domani al Palacquaviva alle ore 20 il Como per la prima gara dell'ultima fase dei playoff per salire in B1. E da una disciplina all'altra, il padel internazionale con il torneo FIP Promotion farà tappa a Giulianova dal 16 al 22 di maggio. L'iniziativa sarà ospitata nel complesso Cico Padel sul lungomare Zara. Le anticipazioni di Fabio Fiorà, presidente del comitato organizzatore. Dal 16 al 22 maggio faremo un torneo internazionale denominato FIP Promotion Giulianova. FIP sta per Federazione Internazionale Padel, diciamo che il nostro torneo è la base, il primo torneo internazionale che si può organizzare, diciamo, in questi circoli, nei circoli un pochino più piccoli. Come partecipazione si possono iscrivere da 70 del mondo in poi, non può iscriversi il LeBron della situazione chiaramente, però ecco, la partecipazione è già molto nutrita, prevediamo almeno 25-30 coppie da tutto il mondo. Quest'anno si sono aggiunti, oltre come diciamo gli spagnoli e gli argentini, anche Cremona, Cassetti, insomma campioni del calibro che fanno parte, diciamo, della nazionale italiana, che ricordiamo l'anno scorso è arrivata terza ai mondiali a squadre. Io vi invito a venire da noi a vedere il padel internazionale dei campioni, sono un padel completamente diverso da quello che vedete nei centri sportivi tutti i giorni, perché è un padel giocato da professionisti che si allenano tutti i giorni per fare quello. Il montepremi sarà di 3.500 euro, diviso in 2.300 euro per il maschile e 1.200 euro per il femminile. Daremo ospitalità dai quarti di finale gratuita e un rimborso per il biglietto aereo, per le spese di viaggio, di 100 euro. Le iscrizioni sono aperte, il termine ultimo per iscriversi è lunedì 16 alle ore 12. Per iscriversi bisogna collegarsi al sito della Federazione Internazionale Padel, quindi potete cercare su Google FIP Padel, cercate il nostro torneo e c'è il modulo di iscrizione dove potete inserire il numero di tessera FIT, perché è sì un torneo internazionale, ma è comunque un torneo nazionale italiano, open, aperto a tutti quanti, anzi con un moltiplicatore per la classifica italiana molto molto alto.
L'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici a pagamento per le elezioni amministrative 2022 fissate per il 12 e 13 giugno e il referendum fissati per il solo 12 giugno. A tal fine informa che nella sede di Silvi in via Nazionale Adriatica Nord numero 26 al numero telefonico 0859300020 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale. E termina qui questa edizione del nostro telegiornale. I servizi che avete visto sono a disposizione sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.